Sera si collega con il consigliere comunale Carlo Monguzzi per, credo, festeggiare. No, Monguzzi, possiamo finalmente festeggiare? Finalmente sì. Buonasera. Buonasera, Carlo Monguzzi. Allora, di cosa stiamo parlando? Del glicine di Piazza Beramonti, quello che è a tutti gli effetti, io l'ho definito un simbolo di che cosa Milano vuole per il proprio futuro. Ho esagerato? No, è proprio quello il problema. Bisogna fare coesistere tutto. Se ci sono degli alberi, bisogna lasciare gli alberi, ma non perché è un fatto ideologico o estetico, ma perché siamo in piena emergenza climatica e Milano deve fare la sua parte. Milano ha dei piani aria clima di governo del territorio con dentro cose straordinarie e poi spesso fa il contrario. Lì in Piazza Beiamonti, se gli ascoltatori conoscono dove ci sono, c'è la piramide di vetro e cemento di Herzog da una parte, i due caselli daziari antichi, è un habitat dove più alberi conserviamo, meglio è. E noi su questo ci siamo mossi, non perché siamo dei matti, anche perché la città è venuta assolutamente con noi. Insomma, 50, più di 50.000 firme, persone dello spettacolo più o meno note, insomma, chiunque, cittadini, dall'ultimo al primo, diciamo, anzi, anche il primo cittadino, alla fine, anche lui ha dovuto accettare questa scelta, no? Ma guardi, 51.000, adesso sono già Ecco. quasi 53.000 firme, sono una cosa straordinaria, è una delle petizioni con più firme, ma perché era una cosa logica. Noi abbiamo semplicemente detto che c'è un progetto di Museo della Resistenza, benissimo, si può modificare un pochino, ma proprio un pochino, pochino, il museo, per far convivere una cosa meravigliosa come il Museo della Resistenza con i tigli da una parte e glicine dall'altra. Ma è bastato veramente poco. Per quello abbiamo avuto questo successo clamoroso. Le firme, ma tantissima gente che veniva lì dove dovrebbe sorgere il museo. Aldo, Giovanni e Giacomo con Giovanni portavoce, Elio e le storie tese. Ecco, Monguzzi ha nominato Elio Storie Tese. Questa storia ricorda una vecchia storia che a Elio le Storie Tese gli è rimasta un po' lì, però, quella del famoso Bosco di Gioia e del Palazzo della Regione, invece, in quel caso. Non me ne parli, noi c'era, io c'ero, le condizioni erano molto più difficili, erano 118 alberi buttati giù per fare la nuova reggia che si chiama Palazzo della Regione, c'era la neve, io ricordo che noi siamo saliti sugli alberi, c'era la neve, un freddo terrificante e lì abbiamo perso, anche lì c'erano Elio e le Storie Tese a darci una mano. Qui abbiamo perso e qui Ecco, abbiamo vinto. Monguzzi, Ma lì abbiamo. avete perso, qui avete vinto. Che forse i tempi siano cambiati, che i tempi siano maturi e che le 51.000 firme, forse anche questo, stanno a testimoniare di come anche i cittadini capiscono che non era tanto, adesso non me ne voglia il povero glicine, non era tanto quel glicine, era il simbolo che quel glicine portava con sé. Sì, sono assolutamente d'accordo con lei. Abbiamo vinto perché i tempi sono cambiati. Abbiamo vinto perché tutti gli scienziati hanno detto che pianeta si sta surriscaldando e ciascuno di noi deve fare la propria parte. Nelle città dobbiamo fare la propria parte, questo è nostra parte. E questi cittadini l'hanno capito assolutamente bene. E ha ragione, non è solo quel glicine, ma è che nei piani di intervento nel comune di Milano, se ci sono degli alberi, si spostano i manufatti. Fino adesso è stata la pianificazione urbanistica fatta così. Progettiamo il manufatto, il palazzo, qualsiasi cosa. Se ci sono degli alberi, li abbattiamo. Questo deve essere il contrario. Se ci sono degli alberi, li lasciamo perché sono utili alla collettività, non perché lo vogliono gli ambientalisti. Monguzzi, quello che sta raccontando era fantascienza fino a un 6 mesi fa, forse, neanche tanti anni fa. Pensare di cambiare il progetto di una costruzione per lasciare due alberi, due tigli, cioè uno diceva, ma questo è Monguzzi è impazzito, rinchiudetelo. Ragazzi,
sembrano due tigli, sono quattro tigli maestosi di 25 metri di altezza e con un tronco fantastico che raffrescano tutto il giardino. Ecco, questo volevo dire. Cosa significa quattro alberi in più o in meno in una via? Cosa faccio qualche esempio per capire proprio meglio cosa possono portare proprio anche poi a noi stessi che viviamo poi quelle zone? Tantissimo, perché se voi attraversate la strada da quel piazza Baiamonti di cui stiamo parlando, c'è la piramide dove adesso c'è dentro Feltrinelli. Di fianco a questa piramide c'è una folle spianata di cemento che doveva essere una nuova Ramblas, e in realtà è rimasta una spianata di cemento enorme dove la gente non va, perché d'estate fa un caldo terribile. Ora, noi diciamo, perché il Museo della Resistenza non l'hanno fatto lì? Perché non era sufficientemente bello? Perché dobbiamo consumare un prato? Ragazzi, ma quattro tigli, ma raffrescano tantissimo. Il glicine non è il glicine estetico per qualche particolare fruitore della natura. 300 metri quadri di glicine. Ragazzi, stiamo parlando di una cosa meravigliosa. Quando è in fiore è un capolavoro della natura. Quindi noi vogliamo fare coesistere la resistenza con la natura. Credo, io sono figlio di un partigiano, ma credo che tutti i partigiani sarebbero assolutamente d'accordo. Dalla parte del glicine, mi sembra giusto. La domanda però politica devo fargliela. Ancora una volta ci siamo trovati però con la maggioranza di governo della nostra città che insomma ha dovuto litigare al proprio interno per cercare di trovare una soluzione. L'abbiamo visto sullo stadio, lo abbiamo visto in questa situazione. Cosa sta succedendo? Mi permetto di una piccola correzione. In questa vicenda c'è stata tutta la città da una parte e purtroppo sindaco e assessori, a partire dagli assessori al verde e all'urbanistica, dall'altra, che non hanno capito il problema, che si sono intestarditi. Fino a quando hanno visto le firme, l'ANPI nazionale, l'Associazione Nazionale Partigiani, ha detto il museo deve coesistere col glicine. A quel punto rimanevano proprio sindaco e due assessori contro tutti, sinistra, destra. Allora, Monguzzi, sul sindaco non le posso chiedere nulla, su uno dei due assessori no, ma sull'altro sì, quell'altro assessore è in capo a lei, diciamo, cioè avete la stessa maglietta addosso, no? Io ho la maglietta di un ambientalista di 50 anni. Diciamo il logo dei Verdi ce l'avete tutte e due però sulla maglietta, giusto o no? Io ho quella maglietta lì. L'assessore al verde no? Non so chi è dall'assessore al verde che maglietta. Bene, Manguzzi, come sempre, insomma, la dice chiara la cosa. questa vicenda ci ha, per fortuna, per un po' di periodo, un po' di tempo, distolto l'attenzione dalla questione stadio, invece. Per fortuna, direi, perché non ne potevamo più. Però come siamo messi lì, invece? Così le chiedo un ultimo aggiornamento, visto che so che ci tiene tanto questa sua storia. Siamo messi come in un romanzo di Kafka. Le squadre Milan e Inter, anzi, i fondi speculativi che in questo momento governano le squadre, continuano a cambiare parere. Prima San Siro di fianco al Meazza, poi la Maura, che è una zona assolutamente tutta verde, però se non la facciamo lì andiamo a Sesto San Giovanni, però a Sesto San Giovanni non ci vogliono andare, ma però andiamo a San Donato e però non ci vogliono andare. Allora vogliamo San Siro, però la sovrintendente prima deve dirci che non mette il vincolo e che non si fa il referendum. È una roba terrificante. Noi abbiamo una posizione molto chiara. Noi diciamo, non siamo in emergenza calcio. Cioè, io sono un tifoso, non delle due squadre di mezza classifica che ha Milano, ma sono un tifoso della Juventus che non vince più una partita dignitosamente da 4 anni. Però a Milano uno stadio c'è. Gli ultimi incontri hanno avuto 75-78 mila spettatori, una cosa enorme. Non si vuole ristrutturare quello stadio? Pazienza, le squadre decidano di andare da un'altra parte,
però quest'altra parte non deve essere mangiare un pezzo di verde, deve essere uno stadio costruito su un'area dismessa, dove c'è già del cemento. Questa è la nostra posizione, per niente ideologica, ma sta dentro le regole del Comune di Milano, cioè che nel Comune di Milano non si costruisce sul verde. L'opzione San Siro, mi scusi che ho finito, sì, sarebbe quella di buttare giù il Meazza, che è un disastro, e di costruire il nuovo stadio su una cosa che si chiama Parco dei Capitani. 50.000 metri quadri di verde con 100 alberi. Non è che vanno a costruire chissà 50.000 metri quadri. Sì. Siamo sempre lì. Monguzzi, grazie mille davvero. Spero di poter approfondire presto con lei, magari qui in studio, questi argomenti. Ma volentierissimo, grazie mille. Grazie mille a Carlo Monguzzi. Buonasera a tutti. Buonasera.